Signori cari, benvenuti sul mio canale. Oggi, come potete vedere alle mie spalle, andiamo a parlare di un prodotto che ci andrà a ridurre notevolmente i costi di gestione di account, soprattutto nel mondo dell'intrattenimento, come Netflix, Prime TV, Disney Plus e compagnia bella. In realtà ho già feci un video a tal proposito, però siccome è passato un po' di tempo, io lo sto utilizzando da circa 2 anni e mezzo, voglio riportare un pochettino quella che è la mia esperienza e chiaramente condividerla con voi mettendo il link giù in descrizione per farvi vedere quanto si riesce a risparmiare mantenendo comunque una qualità molto elevata. Come vedete, io posso accedere a diverse piattaforme. Ora nello specifico vi mostro Netflix, ma è uguale per tutte le altre. E qualora andassi a selezionare Netflix, guardate che si pongono davanti questi account. Ecco, magari ve li faccio vedere meglio qui. Come potete vedere, ci sono 5 diversi account. Io telecomandateci se non funziona. Come vedete, l'account è composto da diversi utenti. Nello specifico, ogni gruppo è composto da 5 utenti. Andando a selezionare quello di mia competenza, ci ho messo anche il nome così è riconoscibilissimo, si accede tranquillamente al contenuto Netflix tradizionale come se avessimo un account solo nostro. Chiaramente questa cosa può essere portabile, ovvero possiamo portarla in tutti i dispositivi, che ne sa, un tablet, sul telefono, infatti ce l'ho sul telefono, ce l'ho sulla televisione di là. La cosa importante è non andare ad accedere magari contemporaneamente con 2 o 3 dispositivi di nostra proprietà. Questa è una legge un po' dettata dal buon senso, non ci stanno vincoli, però mi raccomando, cioè più ci comportiamo bene tutti e meglio vanno le cose. La qualità, come vedete, 4K HDR a secondo del televisore che avete, ma penso che si riesca anche a notare, e in questo caso il risparmio è veramente notevole. Quindi solo per riprova vi faccio vedere che anche sul computer funziona perfettamente. Infatti entriamo e troviamo tutti quelli che sono i contenuti. Vi voglio quindi parlare di 2 piattaforme che sono veramente top, perché io onestamente le uso da 2 anni e mezzo. In realtà una delle due da 2 anni e mezzo, l'altra invece è una piattaforma nuova che va a compensare quelle che sono le mancanze della prima. Ma andiamo per gradi, vi voglio spiegare un po' tutto. Per quanto riguarda Gamescom non è nient'altro che un luogo dove andare a comprare parti di abbonamento di alcune piattaforme come Netflix, Spotify, anche Amazon Prime, Paramount Plus, insomma tutte queste che vedete qui in sovraimpressione, addirittura anche Office 365. La possibilità di andare a acquistare queste piattaforme da cosa è data? Dal fatto che, per esempio, se io voglio andare a acquistare Netflix, vado a cliccare su acquista adesso, posso scegliere se 3, 6 o 12 mesi con la possibilità di avere 5 o un unico profilo, e in base a quello che vado a scegliere verrà generato la batteria scarica. E se la batteria scarica, come si fa a caricare? Un minuto proprio. Dicevo, si andrà a generare il prezzo relativo all'opzione scelta. Come vedete, in questo caso, chiaramente, per avere la 4K, diciamo quella più costosa, per 6 mesi sono circa 25 euro. Se vado a fare 12 mesi, addirittura 48 euro circa. Quindi vedete un po' voi che grande risparmio. E infatti che lo utilizzo da circa 2 anni e mezzo, da l'affidabilità sul prodotto. È la cosa che più mi piace di questa tipologia di servizio, è il servizio cliente. Qualsiasi problema voi riuscite a parlare in tempo reale con un operatore che vi risolve di tutto. Vi faccio vedere un pochettino quali sono le possibilità. Se andate in sottoscrizione, quindi una volta che avete effettuato l'abbonamento, vi verrà dato un codice, o meglio un username e una password all'interno della sottoscrizione. Come potete vedere, io ne ho fatti diversi e potete vedere da quanto tempo ci sto. Attualmente, ad esempio, il mio abbonamento ha questa data di scadenza. Il nome utente associato viene definito qui da questa email che noi andremo a mettere all'interno della piattaforma, mentre nella parte inferiore ci sarà la parola d'ordine, numero, password. Boh, per ovvi motivi non va a farci vedere. Come funziona? Noi abbiamo la possibilità di essere associati ad un utente, quindi io nel caso sono il 5º. Quando vado ad accendere Netflix, nel caso specifico che sto facendo vedere, seleziono il 5º piano ed entro con tutti quelli che sono i contenuti che ho selezionato. Ripeto, ci possono essere le volte in cui la password non funziona, qualcuno ha fatto l'accesso con il vostro piano. Ci sta il servizio ai clienti che vi risolve ogni cosa, ve lo garantisco al 150.000%. Chiaramente discorso analogo per tutte quelle che sono le piattaforme che io ho fatto vedere prima. E nel caso siete interessati, metterò giù in descrizione
il link per poter fare accesso, magari con qualche sconto, non lo so, dipende dal periodo, perché sto collaborando, voglio capire un pochettino quello che mi mettono a disposizione. Ma siccome non tutte le piattaforme sono disponibili su questo Gamesco, quindi su questo sito, hanno pensato di inventare GoSplit. GoSplit in realtà ha un concetto un po' simile, solo che differentemente da Gamesco, che il pacchetto di utenti viene gestito unicamente da chi gestisce la pagina di Gamesco, quindi dagli utenti, dal moderatore di Gamesco, GoSplit è una piattaforma che consente a più utenti di andare a scambiarsi qualsiasi tipo di account, mettendo a disposizione il proprio a seconda appunto delle categorie che vanno suddivise in questo modo. Come vedete esistono nella parte superiore le categorie, per esempio se noi andiamo a vedere, non so, videogiochi, esistono queste piattaforme che non conosco neanche a dire il vero, tipo suppongo Apple Arcade o Xbox, che ci consentono di mettere in condivisione il nostro account e cliccandoci sopra possiamo andare a vedere su quale gruppo aderire. Essendo una piattaforma che consente lo scambio di soldi internamente, quindi noi andiamo a caricare una sorta di wallet interno per poter usufruire sia dell'accesso alle diverse tipologie di contenuti, sia per mettere a disposizione il proprio contenuto e quindi andare a ritirare dei soldi, diciamo, dati anche dagli altri utenti, quello che offre GoSplit è proprio la possibilità di integrare tutto all'interno di questo sito. Io in questo caso non ho particolari esigenze, anzi, nello specifico mi sta bene Gamesco, però il fatto di andare a corredare con tantissimi altri servizi GoSplit, ecco, per esempio una cosa interessante è Canva, che costa 5,35€, quando in realtà, pur suppongo sia Canva per team, in realtà normalmente, ecco, Canva squadra costa veramente tanti soldi. Probabilmente è una delle cose che farò, perché Canva lo utilizzo tantissimo. Anche in questo caso probabilmente metterò il link giù in descrizione, che per ogni utente che si iscriverà mediante il mio link spero che abbia qualcosa, o comunque la mia gratitudine in ogni caso. Ma sicuramente tutta questa suite, ecco qua per esempio potete mandarmi messaggi internamente, quindi magari quando avete un problema lo andate a scrivere e riportate tutto qui, chiacchierata, che traduzione fantastica. Insomma, riuscirete in questo modo a risparmiare un bel po' o comunque a rientrare con delle spese date il vostro abbonamento. Signori cari, io spero che con questa brevissima descrizione di questo prodotto vi abbia aiutato a andare a risparmiare qualcosa, magari a estendere quello che è la propria suite di intrattenimento, di giochi, eccetera, eccetera. Mi farebbe veramente molto piacere ricevere delle iscrizioni, perché io mi nutro delle vostre iscrizioni, dei vostri commenti, qualsiasi dubbio scrivetemelo giù, perché sono veramente contento. Io tutto questo ambaradan lo faccio per pura passione, chi mi segue lo sa, e chi mi fa domande pure, perché a volte mi mando delle domande particolarissime. Direi che anche per oggi è tutto, noi ci vedremo in una nuova recensione, descrizione, con cosa. È stato un piacere di pazzi, alla prossima, ciao!